100 anni di storia a Amaranto, un secolo calcistico rivissuto nelle sue tappe più significative e comunale, tra ospiti, filmati e un po' di commozioni. L'Arezzo Calcio compie 100 anni, traguardo celebrato con una grande festa di popolo, seppur inevitabilmente un po' guassata dalla sconfitta subita ad opera della Carrarese. Le emozioni sono tante, a partire da quando è stato presentato il libro, che è stata un'emozione unica, e poi festeggiare 100 anni, insomma, e essere anche magari uno dei giocatori del periodo forse d'oro dell'Arezzo è emozionante. Poi quando sei qui c'è sempre qualcosa di bello da festeggiare. Una storia ripercorsa assieme ai tifosi, dalla promozione in Serie B nel 1966 alla splendida cavalcata dell'Arezzo di Terziani e Angelillo, e poi 5 anni dell'era Cosmi che riportò l'Arezzo dalla Serie D ad un passo dalla B, ed ancora il trionfo di Somma del 2004 sino ad arrivare alla conquista della promozione dello scorso maggio. Davanti ad una tribuna gremita di tifosi hanno sfilato molti dei personaggi della storia del Cavallino al motto 100 anni di passione. È una giornata speciale perché 100 anni di una maglia così gloriosa è talmente importante che sono emozionato anche a rivedere i miei compagni di una volta. Sono arrivato qua, avevo 19 anni, sono andato via a 28, quindi ho trovato moglie, i miei figli sono nati ad Arezzo, quindi parlare di Arezzo è come parlare della mia città, e quindi ne parlo sempre molto volentieri. È una giornata importante perché 100 anni di una società non è da tutti i giorni, l'Arezzo se li merita tutti, e sperando che fra altri 100 anni sia ancora meglio. Qui sono diventato allenatore, qui sono cresciuto come uomo, ho avuto ed ho tuttora delle amicizie meravigliose, è una città che mi ha, tra virgolette, adottato. C'è anche chi ha scelto proprio questo giorno di festa per sposarsi. Tra matrimonio e centenario, ora penso di essere più forte, ma sto invecchiando, so se ce la faccio, però è una cosa meravigliosa. Presente infine anche la ginnastica Petrarca.